3 anni fa, proprio in questi giorni, ci furono i primi casi di Covid in Italia e in Toscana, qui il 25 febbraio. L'anno scorso, il 24 febbraio, la Russia attaccava l'Ucraina e cominciava una guerra terribile. Ad un filosofo e professore di etica applicata dell'Università di Pisa, Giovanni Scarafile, collegato con noi, chiedo dunque se a questo punto, in questa settimana, con anniversari così terribili, ormai ci siamo abituati, ci stiamo abituando a tutto. Beh, effettivamente è qualcosa a cui si potrebbe pensare. Personalmente credo che, ecco, non sia proprio vero che ci stiamo abituando a tutto. Certo, abbiamo scoperto di essere fragili, ci siamo scoperti fragili. E questo però, diciamo, è sino a un certo punto negativo, perché la fragilità rinvia ad una parte di noi, la finitudine, il confronto con i propri limiti. Quindi è come se ci ancorassimo ancora di più alle nostre basi. Vede, direttore, la fragilità forse può essere paragonata alle ali di una farfalla. Sono molto fragili, ma è attraverso quelle ali che la farfalla può volare in alto. E la stessa cosa credo che valga per noi. Se noi riusciamo a valorizzare la nostra fragilità, possiamo mirare a dei compiti e a delle indicazioni fino anche più alte rispetto alla gestione quotidiana dei problemi. C'è anche una definizione che spesso si dà, quella di permacrisi, crisi permanente, la condivide? In realtà nella storia, se noi guardiamo la storia, ci sono stati dei periodi di crisi ancora più lunghe, ne cito solo una, fra 300 e 400, la guerra dei 100 anni, oppure in tempi a noi più recenti, la cosiddetta guerra fredda, no? Dalla seconda metà degli anni 40 fino all'89. Quindi in realtà ci sono stati periodi in cui si è sperimentata una crisi di questo tipo. Io credo che appunto si tratti di uscire da questa idea di crisi attraverso delle azioni concertate, e questo significa fare appello alle diverse forze, alle diverse dinamiche presenti in una società che tutte devono provare a collaborare. L'etica, da questo punto di vista, ci aiuta perché ci aiuta a tenere conto, degli effetti delle nostre azioni, guardando sia ai nostri contemporanei, al benessere dei nostri contemporanei, ma finanche alle generazioni future.